Giorno numero 2. Siamo qua da non so quanto tempo, saranno passati giorni ormai. Buongiorno, E penso. vabbè, lasciamo stare. Vabbè. E sinceramente non sto impazzendo, non riesco più a rimanere qui. Adesso bisogna Dobbiamo scappare. andarcene via, Eh dobbiamo sì, andarcene via, direi. dobbiamo ritrovare prima mio cugino però. Mio Ma dove sta? cugino. Timmy, te l'ho detto, sta al laboratorio, dobbiamo andare a cercarlo. Chissà, con quei mostri poi in giro. Oh mio Dio, sarà molto Sarà. preoccupato. Sarò molto preoccupato per lui. Dobbiamo andare a salvarlo. Era un beep con me, però è sempre il mio cugino. Diciamocelo. Ok, le Vabbè, adesso casse. riprendiamo un Ok. attimo le valigie e cerchiamo di andare a esplorare per ora. Bro, Sal Madollag. andiamo. Dobbiamo andare Dove a... sei? Eccoli qua. Sì, dai, Dovremmo andare in quella macchina. caverna dove siamo stati l'ultima volta. Oddio. Ma sinceramente non è che ci voglio Non tanto ci butterei tornare. infatti tanto per. Infatti io direi di prima che andiamo a esplorare un po' tipo dietro l'aereo, direi. Direi. Con prima Vai. intendo per tanto tanto tempo. Dobbiamo essere più equipaggiati per quella miniera. Intanto prendo un altro po' di Ma non è materiale quella perché... dove c'era la telecamera che tu dicevi che non vedevo. Eh sì, no, era questa, eccola. Quello che io ancora non vedo. Bello. Non lo vedi? Beh, No, vuol io dire vedo l'aria. che... Avevi buga, boh. Questo non si sa. Boh. Bello. Vabbè, andiamo, dai. Ok, speriamo di non incontrare più Allora, quei. non corriamo troppo perché sennò ci si consuma la Quei stanza. mostri E dobbiamo satanici. stare Poi attenti c'ho poca perché il vita, cugino. Gabbo. Lo so. Ah, c'ho le medicine però in crisi dai, mio zaino. Sinceramente. Mangia. Ma non mi ha curato quasi niente. Mannaggia, quello stupido aereo. Sì. Vabbè, comunque sicuramente non è stata... È stato... Chissà cosa... Poi cosa ci ha fatto crollare l'aereo? Si è buttato all'improvviso, così. Perché Non lo so. parli così, scusa? Niente. Dai, cerchiamo Ma sì, c'hai ragione. di concentrarci sulla missione. Sì, dobbiamo salvare mio cugino, ok? È l'unica cosa Sì, è l'unica cosa che che resta. ci può che ci separa da una morte sicura Da in una questa morte, isola cos'è? oppure una vita Aspetta, schifosa. fermo, dove sei? Dani? Sono dietro di te. Tranquillo, tranquillo. Aspetta un attimo. Cosa Ma succede sono con. Ma scemo io o... Aspetta. Aspetta io vedo tutto un bianco. attimo! Che Oh mio Dio, ma c'è scusa, il laboratorio era tipo in una grotta profonda di tipo 6 chilometri. No, allora non credo di ricordarmi che fosse... No, è nella terra, nelle montagne, dove ti ho fatto vedere, ma... Ma cos'è? C'è Che schiantato un meteorite sopra. cos'è? No, non è un meteorite sta roba. No, No, è un buco strano. Ma non cadere, non cadere, che ti vedo già le gambe no. mentre conficcate. Anche te... Cos'è? Ma... Ok, ce lo dobbiamo assolutamente salvare, quindi Sì, adesso costruiamo. prendiamo la guida degli scouts ultra ego, istinto di quarto grado. Sì, forse là sotto ci sarà Quando Timmy, saremo forse molto inciampato. più attrezzati dobbiamo Sì. entrarci assolutamente Probabilmente perché... però Timmy ci sarà inciampato tipo dentro e. Hai un pezzo di stoffa? Sì. Hai usato. Bam. Ok. Questo lo facciamo di colore rosso per il colore. Per il Tipo. meme, andiamo. Ok, ora... A proposito, ecco la posta. Io direi di andare... sinceramente non lo Ah, so. c'è acqua. Proviamo a andare in giro a questa roba che probabilmente chiameremo The Hole. Intorno. Il buco. Lo chiameremo il buco perché è un buco, giustamente. È molto molto grande, non è È proprio molto normale. grosso, no? Ho paura di Ma non è inciamparci. normale una roba del genere, sinceramente. No, ma guarda, non me l'aspettavo. Io soltanto Infatti, spero di non neanch'io. rivedere più quei mostri satanici giganteschi, Cosa orribili. ci fa un buco così grande in una cavolo di isola? Che poi abbiamo scoperto che è un'isola perché c'è il mare, potete anche vederlo da qua. Allora, quello non è mare, È ma è un mare. lago. No, per tua informazione è un fiume, credo. Sì. È un fiume, credo, ok. vabbè, in ogni caso siamo bloccati. In sto posto. Comunque è molto grande. Molto grande, ci dovremmo Madonna mia. provare a entrare. Ma Buongiorno. guarda, io non mi fido perché o ci spazziamo le gambe oppure soffochiamo E da pensa se lì qualcosa. dentro ci sono altri di quei cosi.
Probabile. Saranno cascati molti lì, scommetto. Già, porca miseria. Dovremmo farci una mappa. C'erano altri passeggeri, chissà dove sono finiti. Dovremmo Forse sono loro i passeggeri. Ma non credo sinceramente che in poco tempo siano diventati così. Ma dove sei poi? Io sono dietro di te. Corri. Fra la stamina non c'è. Oddio, ne vedo uno laggiù. Ok, lo vedo anch'io. Vabbè, avviciniamoci, tanto non dovrebbe vederci, credo. Abbiamo imparato ad affrontarli voi. C'è una caverna. C'è The Hole. C'è poi c'è pure un accampamento. Infatti, vedi ste corde. Andiamo qui. Provi a entrarci. Aspetta che mi equipaggio l'accendino, me lo sono scordato. Vabbè, vai prima tu perché tuo video, io sono solo con. Oh mio Dio, caricamento molto. Ok. Oddio mio, no. È molto grande, molto grande. Ti prego, no, non un'altra volta qui. Sono caduto! Sei vivo? Sì. Ok. Sì. Come non lo so, ma come? Sono cocomero. Cocomero. Ho una paura. Sono sfracellato non so quante ossa. Aspetta che prendo le vitamine. Ok, ma qua c'è tante teschi, molti teschi. Ma sai che sinceramente non mi ispira. Questo posto sta diventando molto più giù. Finché non troviamo mostri, a me va bene così, direi. Ma sai che forse questo è il collegamento al buco quello di prima? Ma che cazzo mi spingi? Gabbo? Gabbo? Ma... ti vedo male. Ok. Oh, grazie Dani. Prego. No, stavo morendo malissimo. Si scende ancora di più, ma siamo sicuri che non finiamo del buco dopo. Ma bro, non credo che sia collegata al buco. Guarda, ma secondo me sì. Allora, dobbiamo stare ovviamente attentissimi a quei cosi. Vai prima tu perché ho molto. Anche perché io poi ho poca vita. Prendi una medicina, ce n'è tre, no? Ma non danno tanta vita. Quanto è lungo sto posto esattamente? Però sinceramente non andrei. Non siamo abbastanza. Guarda, niente. C'è l'acqua, no, questa porta al buco sicuramente. Perché c'è acqua, secondo me dopo tu vai sotto e risorgi sotto il buco. Secondo me porta al buco. Sicuramente direi di uscire, sì. Sì. Ma fuori secondo me adesso ci stanno i bangladini, i maranza che ci aspettano. Però dobbiamo andare a prendere un oggetto molto importante per la nostra vita. Un'altra ascia magari. Qualcos'altro, cosa dovremmo andare a prendere? Un'ascia che ho sentito parlare. Ovviamente dovrebbe essere un'ascia in ferro che si trova in una caverna. Vicino a una barca, se non sbaglio. Vicino a una barca? In teoria. Quindi ci stanno anche barche. Mio cugino ci è andato in gita in barca. Ah ok, ci è schiantato. Ho paura che adesso ci stanno i bangla, fra vai prima tu. Ok. Mi stavo idratando. È palese. E poi sono ricoperto di sangue, probabilmente mi sono infettato. Ma io sto morendo di fame e di sete, quindi buon per te. Dei momenti magici che sì. Madonna, poi che soffro di vertigini, questo è perfetto. Cacchio. Porca miseria. Allora. Io ho paura di bangla, Flora. Ok, è importante fino a quando ci sono i bangladini fuori, quindi. Dobbiamo stare attenti. Dove Dani? Anche se non li vedo più. Non è che sono andati via i bangladini? Però io mangio qualche snack e bevo una bibita perché sennò qua ci schiaschio. Io bevo una bibita perché sennò ci schiaschio. Ho bevuto un alcolico. Però sono ricoperto di sangue, c'è un posto dove sciacquarlo, sì. C'è tipo un... Il lago di Garda, andiamo nel lago di Garda. Vai nel lago di Garda, Oh. Ah, bro, io direi di tornare all'accampamento, direi di ampliare. Sì, sì, ma anche perché poi... Costruiamo qualcos'altro, proviamo a farci una specie di villaggetto per ora. Adesso torniamo un attimo all'accampamento e vediamo cosa possiamo fare. Ho sentito una risata, posso essere sincero? Sarà il buco. Il buco ride? Buco ridi?
Boh, ha una bocca più grossa del mio. Il tuo è. Chi vuol capire capisca. Ho visto, c'è un altro tizio. Niente, no, c'è il bro. No, ce ne sono altri due, mi sa che sono quelli di prima. Vabbè, dai, ce la possiamo fare insieme. Sono i Bangla, dai. Bangladesi. Aspetta, però mi devo ricaricare l'energia. Ragazzi, ma uno da dietro, ma bastardo, adesso ti ammazzo. Cioè, ma tutti... sto africano. Sto africano loro. È morto? Devi morire. Sì. Ma anche di più. Cosa? Molto di più. Un po' questo dovremmo portare a casa. Sì, un po' di parti. Ci per... sfamano i carte. Stiamo diventando un po' come loro. Stiamo diventando un po' cannibali. Il giorno 2 mi sta facendo impazzire. Sta diventando un bastardo. Dovremmo... No. Dovremmo sbrigarci. E tra poco. Io ho preso un'altra gamba, adesso arrivo. E vieni qua che ci credo che ce ne sia. Non posso correre. Ah, sì, ora sì. Aspettami. Vieni, veloce. Aspettami. Veloce. E lo c'ho scago. Anch'io. Ena, coi, stai, dai che sta diventando notte. Aspettami. Che c'ho una paura. Sta tramontando il sole, veloce. Poi siamo pure vicino al buco, quindi è una cosa brutta secondo me, perché il buco è rotto. Se non torniamo a casa prima del tramum. Prima che faccia buio, anche se è già buio. Frate, aspetta. Ti vedo roteare. Lo devi correre. Non ho energia, aspetta, bevo una bevanda. Bene fatto. Corri. Corri veloce. Non corre. Corri veloce. Però devi fare parkour. Non so dove, ma fai parkour. Ma perché mi chiamate in questo momento? Dai, c'è telefono. Luca, sarà Gianluca per forza. Certo, ma chi sembra? Se no che. Ha stoppato il. No, non ho stoppato niente. È Armando che mi chiama. Tutto riguardo. No, però veramente mi sta chiamando Armando. No, no vabbè, non rispondo. Armando non lo sa che. Ho trovato di Armando. Ma poi come fa a chiamarmi che qua non c'è rete? Ma che cazzo ne so. Ah, infatti adesso si è interrotto. Dai. Come grazie faccio a fare parkour qua sopra? Ma come faccio a fare parkour qui? Ah! Però devi fare il giro, io non so neanche come ho fatto sinceramente. Ma io sto facendo quello che hai fatto tu. No, Dani è notte. No, Dani è no, notte. No, aspettami. Non riesco a salire. No, accendino, non filare ora. Veloce, Dani ancora è lontana a casa. Sì, eccomi qui. Veloce, Gianluca. Dai, che sono... Che posso farci l'armando che di me. Anche se si è interrotta la linea, giustamente. Vai, vieni. Passa sì, da qua. Sì. Da qui. Sì. Vai, vieni, veloce. Andiamo. Vieni a casa insieme. Oddio, veloce, sì, corri. Sì, sono d'accordo. Corri, vai. Non ti accucciare. Cosa? Ma non riesco a disaccucciarmi. Devi correre. Ecco. E infatti per questo che non mi faceva correre. Allora, c'è il cazzo. Oh no, madonna. Armando, cacchio, come fa ad chiamarmi ecco da così radio. Distante? Siamo tornati a casa. Sì, ok, dormiamo, ma dobbiamo dormire. Oh mio Dio, ho visto cose. Madonna, ho visto tante cose. Lascia stare. Dormiamo, a domani cuciniamo. No, sento rumori. Ah, Dani, ma togli questa schifo. Dani, corri in casa. Okay. Ah! Salva, dobbiamo io no, tu salva, io dormo. Salviamo dopo. Okay. Guarda. Ok, siamo vivi. Oh che... Jesus. Che come sappiamo noi che no... Oh madonna, ho una fame. Anch'io sinceramente. Aspetta che mettiamo a cuocere delle belle gambe. Oggi per pranzo ci sono gambe al rosso, nient'altro. Poi scommetto che dentro ci avranno pure qualcosa di antibiotico. Vabbè, ma che ce ne noi mangiamo quello che c'è. Mi hanno detto che ci dovrebbero essere anche delle creature con più braccia in questa zona. Beh, non mi ispira troppo. Bella gamba dici? Per me e una bella gamba per te. Per me. Olè. Mi bevo pure un alcolico per il meme. Io bevo una bibita per il meme perché non sono un'ubriacona. Ok, non bevo di bibita. E direi che possiamo creare qualcos'altro. Tipo potremmo fare, adesso vedo io. Potremmo creare una casa su delle protezioni. Ok. Creiamo delle protezioni tipo spuntoni. Spuntoni. Per le mura difensive. Mannaggia. Spuntoni difensivi questi.
Guarda. Io invece farei un bel portarocce, anche perché ho fin troppe rocce. Guarda. Piace? Bene. Bello. Così non possono, credo, entrare. Ne metto ma dovresti spostarlo un po' troppo vicino. No, no, non è abbastanza. Vabbè, tanto qui è la porta, che senso? Tanto qua dobbiamo solo proteggere. E farmo un pochino di rocce. Ne metto un altro po' intorno. Sì, ma la porta comunque non è là, è qua, ma sono solo dettagli. No, quella è la porta. Non so se tu entri dal muro, però lasciamo perdere. Anzi no, però me ne tengo tipo tre. Secondo te da dove? Dalla pioggia. Vabbè, io ne metterei un po' intorno perché. Per la protezione che sei più importante. Quanti tronchi ci vogliono? 27. Mi sono bruciato fortissimo. Aspetta, andiamo a prendere un po' di tronco. Non ho pelisir. No, congelamento quello è. Cosa credi? Scusa. Bro, io sto mettendo tutte le protezioni intorno alla casa. Sì, mentre rompo un pochino di alberi. Ma quei costi satanici li possiamo togliere, per favore? Certo. Ma guarda, neanche lo voglio vedere, gli faccio quello l'albero addosso ora. Vai, albero, cadi verso di là. Ok, facciamo così. Devo togliere questo coso satanico che fa un... Direi che ci siamo, è bella difesa abbastanza. È 72, cacchio. Vabbè. Mi dà fastidio sta protezione che non c'è. Aspetta, potrei fare una cosa. Infatti, togliela. Faccio già ce l'abbiamo 10. E la madonna. E aggiungiamo un altro. Qua dentro. Ah, ovviamente. Però così almeno non ci attacca. Cioè non ci inculeranno. Capisco. Gabbo, io rompo gli alberi e tu prendi i tronchi. Ok, let's go. Anzi, sai che cosa dovremmo fare? Cosa? Adesso ti faccio vedere, ti faccio sognare nel libretto dei scout mentre non guardavi, ho controllato una cosa. Cosa? Vieni. Aspetta, sto rompendo. Cos'è? Sto rompendo un'ascia, aspetta. Sto rompendo un'ascia, sto rompendo un albero. Stai rompendo un'ascia con il tronco. Giustamente. Voilà! Ah, eccoti, vieni a vedere. Aspetta che cade l'albero. Pum. Per fare l'albero ci vuole l'albero. Infatti proviamo a vedere. Allora, sai cosa ci serve qua? Cosa? Una bella slitta. Giusto, perché perché sì. Allora io vado a prendere, io romperò gli alberi e tu prenderai i tronchi che lascerò per terra. Così facciamo anche la spesa. Esatto. E prendo un po' di bastoncini per fare la ho cosa. Lasciato un tipo 4 tronchi per terra, se non erro. Ma quindi questo è tipo un accampamento di quei cosi? Beh, spero che non ci siano più. Credo che sia abbandonato. Lo rivendichiamo nostro. Sì, certo. Ma questo è il nostro accampamento. Aspetta, non ho energia. Non aiutare con i bastoncini. Fra, aspetta, sto rompendo tronchi. Ok, perché stai andando in giro da solo? Anch'io, È molto brutto questo posto. Infatti per questo me ne voglio andare molto 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 in fretta. Ma anche io, sinceramente. Per andarsene in fretta però dobbiamo fare cose non infrettanti. Fare cose su Sibaka. Ah, cade un altro albero. Voilà. Oh maga. Stavo per cascare in una specie di dirupo. Ho mangiato un funghetto allucinogeno? Sì. Buono. Dove sei? Ho mangiato un funghetto allucinogeno. Dove sei? Sono qui. Sto tenendo un albero. Ovvero. Molto grosso, tra l'altro. Ovvero? Non vedi il mio nome? Non vedo il tuo nome. Aspetta, sono perché sono un attimo mezzo cascato nel dirupo. No, ti ho visto. Attento all'albero. Sì. Questi alberi sono molto alti, ma ci avranno fatto gli esperimenti pure sugli alberi? Ma perché sono giganti. Questo posto si chiama posto? Intera foresta. Cioè, se sto posto in intera foresta, a sto punto. Giusto per. Oh Gabbo, io ci ho lasciato tipo un botto di tronchi per terra, ci saranno almeno tipo 20 tronchi. Ho notato. Infatti sto raccogliendo già.
20.000 tronchi, 20 milioni di tronchi. Bro, continua a tagliare alberi. Sì, sì, io non mi fermo, cioè sono una rana mitragliatrice di disertaglia legni. Una rana mitragliatrice. Una rana. Una rana. Ma c'ho dei qualcosa. Possiamo coltivare. Pianta di mirtilli. Possiamo. Dovremmo coltivare, infatti, ora che ci penso. Possiamo coltivare. Ma non è possibile che non c'è neanche un animale vivo in sta foresta, soltanto quei cosi orribili e orrendi. Ci sono, ho visto un coniglio prima. Cacchio, ci servono. Certo, dobbiamo mangiare, non possiamo continuare a mangiare quella. Però cerchiamo di coltivare mirtilli anche. Ok, ho preso dei tronchi, adesso li vado a mettere qui. Quanti tronchi hai preso? Di questa roba è utilissima. Nel mentre qui dovremmo fare un dove sta il progetto? Ecco qua. La giardino. Prima l'abbiamo fatta. Ecco qua. Aspetta, una metti un pochino. Un pochino più sul giardino. Eh? Dopo metti anche un altro più sul giardino. Ci serve per coltivare. Mannaggia la mia. Ma cosa cospi? Ah, una lucertola, pensavo fosse un bastone. Tu hai lucertole! In una sola volta. Oh mio Dio, qua. Mi ha laggato un bel po' il gioco. Ma sono salamandre? Abbo. Abbuero. Presto. Bro, sai che. Buongiorno. Ti direi. Ma non ti direi. Cosa mi diresti? Però credo che tra poco possiamo concludere questa giornata. Sì, direi. Anche perché abbiamo faticato molto. Abbiamo fatto molte cose. Nuovo scoperto. Nuovo animale scoperto. A caso. Ah, non abbiamo messo. Porca. Non abbiamo messo. Cosa? È il punto di salvataggio su quella grotta. Vabbè, tanto è vicino al buco. E vabbè, dopo. Tu sei? Ce lo ricordiamo tanto. Aspetta, sto tagliando un altro albero, Gabbo, io. Credo sono tagliato c'è altro. Però magari prima. Di finire questo giorno cerchiamo di fare gran parte delle strutture. Sì, c'è ragione pure te. C'è la togliamo insieme se come direi che anche per un altro video per copyright ce l'abbiamo. Abbiamo ottenuto un altro bel video. Armando che mi invia un messaggio, ma come cacchio fa lui? Ma perché ti cercano sempre tu? Cioè, ma guarda, se proverei anche a contattarlo Armando, ma cioè come fa lui a inviarmi messaggi se non me li fa inviare? Cioè perché Armando tanto lui è un ricco, lui con la barca i poveri a prendere. Certo. Palese, cioè Armando è una... Armando è ricco, quindi. Però lui riesce a contattarmi, ma io no. Fortunati è quello problema. Che si chiamano Armando, è un bellissimo nome. Esatto. È molto memes. Questo qua completiamolo. Voilà, un'altra completata. Vieni così con i bastardi. Prendi tu tronchi. Sì, nel mentre proviamo pure a finire l'orticello. Prova a piantare qualcosa. Ma prima bisogna finirlo l'orto. E porta quei tronchi. Noi ce l'ho dei semi di mirtilli, questi qua ci potrebbero tornare molto utili. Così non siamo soltanto cannibali e mangiamo quelle cose là. Giustamente. È assurdo. Pochissimi tronchi. Assolutamente pochissimi, cioè. Mi sono bloccato, niente. Bella. Per il male. Vabbè. Per il... Let's go! Quanti tronchi rimangono che ci servono? Tanti. Con tanti intendi 63? Sì, posso piantare! Ho piantato cose! Ma per crescere bisogna innaffiare? Certo, ne ho fatta un'altra, sì. Sì, dai, non ci rimane troppo. Guarda che bella staccionata che ci circonda la nostra. Questo facciamo che la nostra base alfa, la nostra base primaria. Ubile casa. Però frate questa cosa dovrebbe essere spostata e non qui. E infatti la toglierò e la sposterò. E sposterla. Però il problema non la trovo. Però ho fatto un'altra difesa. Frate, tu lo trovi nel manualetto, cioè il manualetto, presente il manualetto. Sì. Spostala una di quelle, mettila qui. Dov'è? Per me. Guarda, mettila di fianco al sasso qua. Aspetta. Dov'è? Non mi ricordo. Ok, vai, io non me lo darò a tagliare altre. Alessio S me lo sono scordato. Eccola.
E poi mi sono scordato pure il carretto compenetrato con l'SOS, tra l'altro. Eccolo, la metto qua. Bene, stavolta mettila bene. Bravo, l'hai messa bene stavolta. Allora, io direi che mettiamo anche una cosa estetica per concludere. Guarda, Ma sai che altrimenti secondo me dovremmo fare. Ti caccio una Visto che pistola. per qua ci Spara, dovremmo spara, rimanere spara qua. molto tempo, secondo me Spara qua. dovremmo fare anche Non è conclusa perché manca qualcosa, però. una panchina intorno al Ah, fuoco, capito? giusto. No, Sì, ma perché tanto giustamente. forse probabilmente qua ci E dovremmo io stare sai che tanti ti giorni, dico, quindi. metterei pure questo, guarda. Mettiamo. Cosa? Sta cosa col teschio è No, orribile. ok. No, è bellissimo. Questo lo mettiamo qua fuori. Non ho trovato altre decorazioni, sinceramente. Visto. E cos'è sta roba? È dentro la casa, quindi facciamo un po' una visita. Mi si è conficcato dentro la Lo casa. mettiamo qua fuori. Sì, allora aspetta, devo metterlo bene per questo, per il meme, capite? Sì, ce la Qua fai? si vede, Ce la sì, qua si fai? vede. Davanti alla Sì. porta, sì. Oh, cacchio, che bello. Ah, che bello che sei. Che carino. Vabbè ragazzi, sempre nella solita roccia, io direi che vi saluto qua, Eh sì, perché mi perché è sono la un po' roccia del rotto. meme. Pregando Dio che non arrivino altri mostri, non so quanti ancora giorni dovremo stare qua, spero pochi. Speriamo pochi. E io vi saluto, parola a Xidan. Ciao ragazzi.